Ciao ragazzi, noi non parliamo quasi mai del mondo inerente ai motori, però non possiamo ignorare la notizia uscita oggi, una notizia che non può passare inosservata a tutti gli amanti della moto. Valentino Rossi, alla veneranda età di 42 anni, ha deciso di ritirarsi a fine anno, che ne avrà quasi 43 essendo che è nato il 16 febbraio del 79. Valentino Rossi ha vinto 9 titoli mondiali, di cui 5 vinti tra il 2001 e il 2005. Il suo soprannome sappiamo essere Dottore, ed è l'unico pilota della storia del moto mondiale ad aver vinto in 4 classi differenti, 125, 250, 500 e MotoGP. Valentino Rossi è figlio di Graziano Rossi, anche lui motociclista, ed è nato ad Urbino. La grande passione per i motori gli verrà trasmessa da giovanissimo, in quanto ci avrà a che fare fin da subito. Nel 2015 il padre ha rilasciato un'intervista dove diceva che suo figlio, a neanche 2 anni, aveva ricevuto un piccolo motorino in regalo e che aveva tolto le ruote quasi subito. Il numero 46 apparteneva a Norifumi Abe, pilota giapponese che lui apprezzava molto. Valentino Rossi ha iniziato con i go-kart prendendo la licenza a 9 anni, contro i 10 soliti cui si danno. A 13 anni prova l'Aprilia F1 125 Futura ed esordisce nel campionato Sport Production nel 1993 su una Kajiva Mito 125. Qui iniziò a togliersi le prime soddisfazioni sia in ambito italiano sia in ambito europeo. E pensate voi che dal 1996 al 2010 in classe 125 non ha mai saltato una gara. Il 1996 è un anno molto importante perché sarà l'esordio di Valentino Rossi nel moto mondiale. Farà delle buone gare, mentre in Repubblica Ceca conquisterà il suo primo oro del Gran Premio. Nel 1997 passa alla squadra di Aprilia Racing e vince il suo primo titolo mondiale con 321 punti. In quella stagione vincerà 11 volte su 15 e ricordiamo il secondo posto tenuto in Austria. Passiamo direttamente agli anni 2000. Nel 2000 Valentino passerà alla classe regina. Il 2001 sarà l'unica stagione prima dell'avvicendamento tra le vecchie 500 e le nuove MotoGP. E sempre nel 2001 parteciperà alle 8 di Suzuka, imponendosi prima in quel momento ed era stato il primo italiano a riuscirci. Nel 2002 avrà dei dissidi con la Honda e col rinnovo contrattuale, quindi Valentino valuterà un ritorno in Aprilia o se proprio un anno sabbatico ci sarà un po' di tensione, ma questo non influisce i risultati in quanto nel 2002 il pesarese ottenne 11 vittorie, 4 secondi posto e 7 pole position. Tutto questo gli permetterà di vincere agevolmente il quarto titolo mondiale, per cui diventa il primo motociclista della storia a laurearsi campione in 4 classi differenti. Nel Moto Mondiale 2003 vince il titolo con 357 punti, 9 vittorie, 2 terzi posti e per la prima volta in carriera riesce ad andare in podio in tutte le prove della stagione, che sono ben 16. Sempre quell'anno rompe con la Honda, nel 2004 passa alla Yamaha nonostante la piena crisi tecnica. Nel 2005 Rossi vincerà il Moto Mondiale a Sepang, Malesia, tristemente ricordato per la scomparsa di Marco Simoncelli. Conquisterà 11 vittorie su 17 gare. Successivamente ci sarà una crisi di risultati e in questo caso parliamo del 2006-2007. Partirà malissimo nel 2006, nonostante una buona rimonta arriverà a 14esimo, mentre in Cina si ritira per dei problemi alla gomma, in Francia per dei problemi al motore e in tutto questo trambusto riuscirà comunque a vincere 5 volte. Tra vittorie e sconfitte clamorose proseguirà così la carriera e ci spostiamo al 2008, anno della rivincita. Nel 2008 è ancora in sella alla Yamaha e sarà in gara con Jorge Lorenzo, campione del mondo in carica della classe 250. La differenza di pneumatici per i due crea qualche problema. In questa annata continua a rivincere o comunque spesso arrivare sul podio e anche nel 2009 ci sarà la conferma, quindi prosegue così la carriera di Rossi. Spostiamoci ora al 2010. Inizierà quell'anno con una vittoria in Qatar e poi avrà dei problemi legati agli infortuni. Inizia ad avere problemi con il suo compagno di squadra Jorge Lorenzo. Nel 2011 passa alla Ducati, si troverà in difficoltà e anche lo stile della Ducati verrà criticato per il tipo di costruzione. Il Moto Mondiale del 2011 inizia con un 7° posto in Qatar, mentre il primo podio con la Ducati rimarrà l'unico dell'anno. Quindi un po' di casini, ma comunque in questo biennio sarà il migliore ducatista in quanto risultati. Tornerà con la Yamaha nel 2013 e ci rimarrà fino alla fine della sua carriera, annunciata a fine anno. Nel 2014, dopo essere arrivato secondo, inizia una serie di 4 podi consecutivi e quindi arriverà al secondo posto nella classifica generale 300 Gran Premi in carriera, vinta per l'ultima volta in stagione in Australia. Nel 2015 ci sarà il Mondiale sfumato e anche qui proseguirà con qualche vittoria, qualche podio e qualche posizione sotto il podio, comunque non risultati come quelli della prima parte della carriera. Nel 2017 diventa il più vecchio a vincere nella top class, 38 anni e 129 giorni pensate voi.
nel 2018 riuscirà ad avere una buona costanza di rendimento e di nota al quarto posto a Brno, sempre in Repubblica Ceca. Nel 2019 inizia la parabola discendente. Ricordiamo che in quell'anno compie 40 anni. Problemi sia un po' con le moto, sia con ragazzi talentuosi che scalzano, otterrà il suo peggior piazzamento Ducati a pari merito nel 2011, ovvero settimo posto con la Ducati. Nel Moto Mondiale 2021 Valentino Rossi sarà irriconoscibile in Qatar e arriverà 21esimo e penultimo. A 42 anni Valentino Rossi ha capito di non essere più un ragazzino, di non essere quel ragazzino che vinceva o che comunque arrivava sul podio, e ha pensato di lasciare. Suo malgrado, diventando famoso per non aver dichiarato 112 milioni di euro totali. Ragazzo ormai uomo, molto carismatico e sicuramente ha scritto la storia della MotoGP. E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere sotto nei commenti. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!